Questa dunque è la situazione generale del maltempo che ha colpito il fine settimana il Piemonte. Noi adesso ci vorremmo concentrare sulla provincia di Alessandria. Abbiamo in linea il coordinatore provinciale della Protezione Civile, Andrea Morchio, che saluto. Buongiorno. Ecco, io al di là, Buongiorno. buongiorno, al di là di quello che è successo, io vorrei parlare con lei del problema idrogeologico di cui soffre un po' il territorio. Sì, allora noi abbiamo avuto questa forte perturbazione che direttamente diciamo che non ha colpito proprio il nostro territorio, ma ci ha colpito di riflesso. La grossa della perturbazione, come abbiamo visto anche dalle cronache meteo, è stato sulla Liguria. Come ben Sì. sappiamo, noi viviamo di riflesso questa situazione sulla nostra provincia, perché tutta l'acqua che arriva, che viene distribuita sull'Appennino Ligure, cade in parte sulla zona appunto costiera e in parte sulla zona nostra della provincia. Quindi questo ha dato atto a forti precipitazioni che ci sono avute soprattutto nell'Ovadese, nell'Acquese e poi l'ingrossamento dei fiumi, dei grandi fiumi tipo il Bormida e i torrenti Stura e Orno. Ecco, però il problema è questo, siccome sta piovendo veramente molto, il terreno è sicuramente non più in grado di riuscire a ricevere queste piene. Ecco, secondo lei, al di là di quelle che poi sono le previsioni, se dovesse continuare a piovere in questo modo, c'è un grande rischio, c'è un grande pericolo, oppure secondo lei le falde acquifere potrebbero tenere per evitare dei danni molto più seri? Insomma, noi stiamo leggendo le cronache, quello che accade, quello che è accaduto recentemente in Liguria e in Emilia-Romagna. Ecco, poi insomma, tra l'altro a pochi giorni dai 30 anni dell'alluvione del 94, secondo lei c'è questo rischio oppure no? Allora, il rischio che le perturbazioni siano più frequenti, questo c'è. Queste perturbazioni frequenti, logicamente, come abbiamo detto, inibiscono il terreno e quindi il terreno diventa, diciamo, non assorbe più nulla e quindi tutto quello che cade dal cielo, diciamo, va a finire nei fiumi, torrenti, rii e fossi. Questo sicuramente è un problema reale, perché soprattutto le precipitazioni che sono aumentate nel corso degli anni e tutto il sistema idrografico non è ancora abituato, diciamo, possiamo dire, usare Sì, certo. un termine più discorsivo, non è ancora abituato a ricevere queste grosse precipitazioni. Questo l'abbiamo visto in Emilia-Romagna, la nostra colonna mobile è stata in Emilia-Romagna la settimana scorsa, abbiamo visto quanto ormai i canali dell'Emilia-Romagna sono quasi inadatti ad contenere tutto quello che accade. Sulla nostra provincia siamo più fortunati perché abbiamo comunque un'idrografia che va comunque a scendere, quindi il fiume tanto velocemente sale ma tanto velocemente discende e quindi questo è per noi abbastanza una fortuna. Logicamente le precipitazioni vicine, molto frequenti, abbiamo avuto due eventi abbastanza importanti nel giro di 15 Infatti. giorni, non aiutano sicuramente il terreno.